Inter-Lazio. Storie di uomini, prima che di calciatori, presidenti e tifosi. Sforbiciate il libro di Fabrizio Gabrielli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao. Ecco, andiamo a spiegare di che libro si tratta e come mai l'idea di portare anche queste 32 così storie. Sì, esattamente. 32 storie come se fossero state sforbiciate, proprio come dice il termine, giusto appunto in un patchwork che vuole un po' dipingere un mondo, quello del gioco del calcio, che è gioco sui rettangoli verdi ma anche molto di più. E infatti proprio scegliendo quel titolo ho voluto puntare sulla polisemia, no? Sui vari significati di lettura e soprattutto c'è un sottotitolo al titolo perché si chiama Sforbiciate, storie di pallone ma anche no. Con quel ma anche no c'è tutto. Che cosa dice quel ma anche no? Ho voluto sottolineare il fatto che nonostante si parta da storie sui campi di gioco di personaggi più o meno famosi e anzi molto spesso mi sono concentrato su quelli borderline o comunque poco conosciuti in Italia, e il pallone poi finisca per rimbalzare altrove rispetto al campo di gioco. Ci fai un esempio, perché io ho visto già la copertina, ho visto già dei personaggi insomma che hanno fatto la storia, magari non tutti con la laurea in testa e ci piace, anche un po' controversi, no? Assolutamente. Ho visto ad esempio uno dei miei idoli preferiti, anche se idoli sta male perché ha avuto una vita controversa, George Best. George Best, ecco. Però insomma, George Best è... Sai, George Best è un buon esempio di come ho affrontato io invece il tema in Sforbiciate. Perché laddove, ecco, Jordi è sempre stato considerato il genio sregolatezza per eccellenza, io l'ho dipinto invece da una prospettiva diversa, un po' come il reverse single dei replay moderni, no? Che sembra un'altra storia, quindi in una chiave molto romantica anche e che magari non è un qualcosa che ci si aspetta da George Best. Così come Garrincha è un altro personaggio che per noi è un grandissimo, è il passerotto zoppo che faceva impazzire i terzini, no? E in realtà ho dipinto il Garrincha post carriera, abitato a Torvaianica, tra l'altro, non molto distante da dove vivo io. Quello che si andava a esibire nei locali, che si andava cantando, a esibire anche sui campi, cioè, di calcio, chiedendo l'obolo proprio per giocare partite, esatto, scavoli contro ammogliati, con la presenza speciale di Garrincha. Ma ci sono anche altri personaggi che dicevi magari un po' meno noti o magari con storie un po' meno forse anche comuni, nel senso conosciute da tanta gente. Assolutamente, anche con storie molto significative sotto un certo punto di vista sociale, politico anche. C'è tutta una parte del libro che si intitola Il calcio è il mortaio della rivoluzione, citando una frase di Che Guevara, nella quale compaiono molti di questi calciatori, Paolo Veliz in Cile, mi viene in mente, piuttosto che non Ali Gagarin in Sudan, insomma giocatori che non tutti magari conoscono, ma anche Berni, che invece è Bruno Neri, che è un calciatore italiano degli anni 30-40, che ha una storia di... anche di partigianeria alle spalle molto importante, che ho voluto raccontare nel libro. Diciamo che in questo periodo noi ne presentiamo quotidianamente, no? Ci sono tanti libri che raccontano storie, biografie, aneddoti per quanto riguarda il calcio, le squadre di calcio, ma non solo. Il tuo in quest'ultimo periodo è qualcosa un po' di diverso, un po' qualcosa tra la letteratura, la curiosità, è questo che mi ha affascinato. Non l'ho letto tutto, sarei bugiardo, l'ho un po' sfogliato ieri, nei giorni scorsi è arrivato in redazione, mi ha affascinato questo tuo modo di vedere questi grandi personaggi, di raccontarli anche chi magari non li ha visti da un'ottica diversa, da una prospettiva diversa, e questo è quello che mi ha affascinato del tuo libro. Grazie, è anche il tentativo che ho cercato di realizzare effettivamente, perché sai, molte storie, chiaramente i calciatori essendo in primis uomini si prestano al grande gioco del destino che poi intesse un po' tutti noi, no? E tanti calciatori hanno anche dei paralleli secondo me nelle loro carriere letterari veri e propri. Ce n'è una che colpisce, i fratelli Boateng, per dire, somigliano molto ai fratelli Andrea e Ostap di Taras Bulba di Gogol, che tra l'altro Gogol ha già in sé il destino un po' anche calcistico del gol. Quindi insomma si presta molto ad essere narrata ed era importante per me, non fosse altro, inquadrarla, ecco, da un'ottica diversa e farle raccontare le loro storie dalle voci dei calciatori, vere o verosimili, perché magari a volte la finzione poi è entrata a muovere un po' le marionette in campo, però ecco. Tu hai anche un blog? Sì. Ecco, però adesso mi devi dire il titolo di questo blog e spiegarmelo, perché non ho capito. Il blog, sì, in realtà, guarda, ci si arriva nel browser, basta mettere fabriziogabrielli.info, ecco. Quindi è facile, fin vabbè, lì. Dai, insomma, almeno questo. Il nome del blog è L'inafferrabile Weltanschauung del pesce rosso. Sì. Che è, tra l'altro, il titolo del mio libro. Sì. E la Weltanschauung è la visione del mondo. Sì. Si dice che il pesce rosso abbia una memoria di 3 secondi e quindi una Weltanschauung abbastanza rapida. Che è un po' anche quello che succede con la nostra memoria storica.
storica calcistica, no? Tendiamo a dimenticarci i calciatori, certo, perché sono talmente tanto veloci ora lo scambio anche di informazioni, tale per cui tendiamo a dimenticarli. Dimentichiamo anche magari quando hanno vestito maglie. Esattamente, io prima sentivo di Conte e vedevo le immagini dell'Atalanta, avevo dimenticato completamente che avesse allenato l'Atalanta. Siamo ben 5 mesi. Esatto, ci concentriamo sul... Questo secondo te è un difetto? Cioè, è ovvio che ci sono talmente tante partite, ci sono talmente tanti eventi che il passato recente sembra un passato remoto. Voglio dire, immagini di Conte, che sono relativamente fresche, ci sembrano avere un passato remoto, un altro mondo. Questo è un bene da un lato, ma è anche un male? Un bene perché le cose brutte, tra virgolette, si dimenticano in fretta e si guarda già avanti. C'è l'opportunità di rimediare a una sconfitta, a una partita, insomma, terminata male, una giocata sbagliata. Il male no, non ce lo vedo troppo. Non ce lo vedo. È un bene per gli amanti del vintage, perché già robe di 5 mesi fa sembrano, anche se basta guardare le immagini dei mondiali del 94, sembra che fossero i mondiali davvero del 36, no? Sì, sì, per non parlare di quelli del 90, sembra la preistoria. Esatto, esatto. I mondiali del 90, per fare un po' di vintage, sono gli ultimi del retropassaggio all'indietro con il portiere. È vero. Gli ultimi maglie senza nome. Maglie senza nomi, gli ultimi praticamente degli arbitri con le giacchette nere. È vero. C'è stata una partita Arabia Saudita che dove l'arbitro con la divisa rossa. Cioè, sembra vera preistoria. È vero, è vero. E tu nel tuo libro ripercorri tra preistoria, presente, passato e futuro? Sì, in realtà presente. O passato prossimo che sembra davvero anteguerra in realtà. E no, molto spesso il focus è su calciatori fino agli anni 70 e una parte che mi interessa molto storica è quella degli anni 60, anche per le connotazioni politiche probabilmente. Intanto guarda, la nostra regia nel nostro muro sta mettendo forse uno dei più brutti loghi della storia dei mondiali. Non ce ne voglia chi l'ha disegnato, ma insomma, questo omino che era il simbolo di Italia 90. Delle notti magiche. Delle notti magiche, con la colonna sonora forse bellissima, la più bella in assoluto. Sì, è vero. Questo, molto italiano. Gianna, esatto, Nini, molto pop. Edoardo Bennato, l'esperta di musica, lei. Questo logo è veramente, come dire, Ah, non so, non propriamente mirabolante come una sforbiciata. Questo libro, tu lo consiglieresti non soltanto agli amanti del vintage, ma anche ai ragazzi che magari usano la tecnologia e il vintage non lo amano molto. Uh-huh. Però per capire, guarda qua che bella copertina, no? È molto bella. Io vado subito a focalizzare l'attenzione su George Best, ovviamente. Tra l'altro la copertina l'ha fatta. E anche la controcopertina. La copertina, ci tengo a sottolinearlo, insomma, è opera di Cosimo Lorenzo Pancini per Studio Chilometro Zero, che è uno studio fiorentino che ci piace molto come lavora. Mentre le illustrazioni che state vedendo adesso sono di Maximiliano Cimuris, che è un artista argentino. Non a caso c'è una grossa passione condivisa tra me e lui per il calcio argentino, lui è argentino ovviamente, e che ha ritratto 15 racconti, secondo me carpendo nell'essenza. Quello in verde è uno dei miei preferiti, tra l'altro è l'illustrazione che illustra il racconto che parla della mia squadra oltre la AS Roma in Italia. Non si sente che lui è della AS Roma. Un po' sì. Ma non è un difetto. Non era nemmeno scontato, cioè, però. Non è un difetto, eh. No, infatti, i laziali la pensano diversamente, però insomma. No. Va bene, grazie a voi, Fabrizio, Gabrielli. Mi raccomando, in tutte le librerie, perché è davvero un regalo che potete fare a chi anche è, Davide Camicioli. No, io ce l'ho già preso in redazione, già nel mio cassetto. Però davvero è un regalo che vi fate a voi stessi e che fate anche agli amici, è una piacevole lettura. E all'editore Piano B Edizioni, secondo esatto, me. Facciamo anche, come si dice, un po' di pubblicità all'editore che non fa mai bene, che non fa mai male. Grazie. Abbiamo scherzato, ci siamo divertiti nel presentare questo grande libro dove ci sono calciatori internazionali. A proposito di calciatori internazionali, tu Fabrizio, sei abbonato a Sky? Assolutamente. Allora magari potrai seguire questo weekend davvero da non perdere, il Chelsea di Villa Vo- di Villa